Supporta la tua azienda in questo video. JabTV è la scelta giusta per raggiungere migliaia di potenziali clienti in tempi rapidissimi. Chiama ora al numero 320 22 45 117 o scrivi a spot@jabtv.it per valutare senza impegno tutte le nostre offerte. Buon lunedì a tutti e benvenuti a Vox Populi. Anche oggi pomeriggio tre persone fermate in maniera casuale nelle vie di Pavia rispondono alla domanda sull'argomento del giorno. Sicuramente il ponte sullo stretto verrà fatto prima o poi, sono le parole di Matteo Renzi intervistato nei giorni scorsi da Isoradio. Intanto, gli crede oppure no? Penso di sì, penso che non è sempre affidabile, ma potrebbe esserlo. Secondo il Premier il ponte potrà essere utile anche per i treni ad alta velocità, ma bisognerà capire costi e tempi ancora difficili da determinare, perché prima devono finire i lavori sulle strade in Sicilia e Calabria, perché alcuni tratti sono indecenti. Cosa ne pensa? È giusto dare priorità alle strade già esistenti ma da sistemare? Assolutamente sì. Assolutamente sì, però vuol dire che la realizzazione concreta sarà molto tardi dopo quello che lei ha detto. Comunque pensa che possa tornare utile per il nostro paese questa grande opera? Non so, non ne sono certa di questo, so che se ne parla e che ci sono opinioni divergenti, secondo me era forse meglio potenziare i traghetti, il numero dei traghetti, non lo so. Ma insomma, secondo me si potrebbe anche pensare ad altro, non al ponte sullo stretto, ma per esempio a creare altri posti di lavoro, per esempio, oppure altri lavori che hanno più urgenza, hanno bisogno di più urgenza, tipo non so se ci sono delle opere d'arte che bisogna come dire, mettere a posto, magari dare la precedenza a quello. Dal punto di vista della viabilità dei trasporti è comunque una priorità questo ponte oppure no? Ma secondo me non è tra le priorità più importanti, anche perché ci saranno i traghetti, suppongo, comunque altri modi per raggiungere la Sicilia o la Calabria o viceversa ci sono, quindi insomma non è tra le priorità dell'Italia secondo me. Forse è esagerato dire soldi buttati, però potrebbero essere investiti. Esatto, soldi buttati no, però insomma dare subito la priorità a quello, ma pensiamoci. Speriamo che sia fatto. Crederci, è passato tanto tempo da quando hanno detto che l'avrebbero fatto e tutto, e vediamo, prima dello stretto magari ci sono altre cose, priorità da fare. Quindi non crede che sia comunque una priorità per il paese? Beh, questo no, una priorità lo sarà di sicuro, però ci sono tante famiglie senza soldi, senza pensione, la pensione minima, senza la casa, insomma se ne sente tante di tutte e di più, quindi penso che prima ci siano le cose più serie, cioè le persone da aiutare, da fare qualcosa, ecco. Supporta la tua azienda in questo video. JabTV è la scelta giusta per raggiungere migliaia di potenziali clienti in tempi rapidissimi. Chiama ora al numero 320 22 45 117 o scrivi a spot@jabtv.it per valutare senza impegno tutte le nostre offerte.